Sindaco Mauro Gattinoni, Natale, un altro anno che si conclude, un saluto per i lecchesi. Un grande saluto e soprattutto tanti auguri per un 2023 che è stato difficile, impegnativo, magari in alcuni casi faticoso, ma auguro anche ricco di soddisfazioni. Abbiamo di fronte tutti quanti noi un 2024 che sarà, credo, all'insegna di tante novità, tante evoluzioni. E quindi io voglio dare i miei auguri, esprimere i miei auguri soprattutto ai ragazzi, ai giovani, perché di fronte a questi scenari così incerti, pensiamo ai cambiamenti climatici, pensiamo all'innovazione tecnologica, a tanti problemi anche occupazionali, di studio, non perdano mai la fiducia e trovino in noi adulti e anche negli anziani quel coraggio ad andare avanti, perché loro saranno chiamati a trovare le soluzioni a tanti problemi che non hanno generato, ma che grazie al loro impegno e al loro talento saranno una evoluzione positiva per le future generazioni. Quindi tanti auguri, soprattutto ai giovani e ai ragazzi. Per voi sarà un 2024 importante per tanti motivi. Beh, sì, sarà un 2024 a cui partono tutti i cantieri, quindi davvero sarà molto impattante, ma da un altro punto di vista, oltre a chiedere ovviamente un po' di pazienza ai lecchesi per quello che può comportare qualsiasi cantiere, sarà un 24 in cui davvero ci sarà una svolta per la città. Tutti quei progetti, che abbiamo pensato, voluto, finanziato, finalmente hanno una loro realizzazione. Credo che questo va a beneficio della collettività, quindi dobbiamo essere anche orgogliosi di quello che tutti insieme stiamo realizzando. E di conseguenza un 2024 di cantieri per poi andare anche verso un 2025 dove si faranno quelle asfaltature, diciamo, che avete promesso da tempo. Eh sì, sono manutenzioni, asfaltature. È chiaro che non si può iniziare ad asfaltare una strada quando sai che dopo devi rifare una rotonda, deve passarci un tubo del teleriscaldamento. Sappiamo anche che una volta che queste infrastrutture, soprattutto quelle interrate, vengono posate, hanno bisogno di 6 mesi per assestarsi perché ci sono dei cedimenti e quindi il definitivo arriva almeno dopo altri appunto 6 mesi. Quindi questo è il tema della pazienza, ma alla fine confidiamo che il risultato sia migliore e di questo beneficeremo tutti. E Grazie Sindaco Gattinoni, buon Natale. auguri anche a voi, buon Natale a tutti.